Pronto, buongiorno, polizia. Sì, pronto, buongiorno. Sì. Senta, io abito qui in Via Fania. Sì, aspetti, signora, si aspetti, sia calma. In Via Fania a che numero? Al numero 106. Cos'è successo? Guardi, io ho sentito degli spari. Ma dove, in strada? Sì, in strada. In pratica, avendo paura, non mi sono subito affacciata. Sì. Ma dopo, affacciandomi alla finestra, ho visto due macchine che correvano via ad alta velocità. E adesso c'è un uomo a terra, steso. E adesso ci sono due macchine ferme. E c'è questo uomo a terra. Non so se è morto. Però va bene, mandiamo subito delle pattuglie. Lei è la signora? Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un commando di terroristi mentre usciva dalla propria abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul governo Andreotti. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro sia rimasto ferito. Moro, come ho detto, è stato rapito, finora non si hanno tracce dei rapitori. Siamo qui in via Mario Fani, quartiere Trionfale, e questo è il teatro di una scena raccapricciante. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro è stato rapito in modo assurdo e atroce. Un comando ha teso una vera e propria imboscata al presidente e ai suoi uomini. La 130 blu, seguita dalla fetta della scorta, era arrivata qui allo stop in via Stresa, ha tamponato una 128, quella dietro di me, una 128 con targa diplomatica, molto probabilmente rubata. E questo forse non ha, questa frenata non ha destato sospetti nella scorta, proprio perché molto probabilmente la targa diplomatica ha dato in un certo senso tranquillità. Comunque alcuni testimoni hanno dichiarato che dalla 128 è uscito l'autista, insieme ad altri uomini ha cominciato a sparare verso la 130 l'Alfetta. L'imboscata ricorda nelle modalità e nei tempi quella tesa a Colonia nel settembre scorso dal presidente della Confindustria tedesca Martin Schleyer. Perdonate l'affanno, ma abbiamo dovuto fare una corsa per giungere qui. Nella 130 ci sono 2 corpi, l'autista è quello che è probabilmente il capo scorta, mentre nell'Alfetta c'erano 2 uomini, uno ancora in vita ed è stato portato via dall'ambulanza al Policlinico Gemelli, che non è tanto distante da qui. Poi c'è un altro uomo a terra dietro l'Alfetta, inizialmente si è pensato ad un terrorista o ad un passante,
E poi poco fa ci hanno comunicato che si trattava di un altro componente della scorta, la Guardia di Pubblica Sicurezza, Raffaele Iozzino, che a quanto pare sarebbe anche riuscito a rispondere al fuoco. La via si è riempita di forze di polizia, ma anche di tanta gente comune, al punto che le forze dell'ordine hanno dovuto transennare l'accesso. Questa parte di strada è tutta transennata proprio per impedire che si possa inquinare la scena di questa terribile strage. Molti poliziotti, carabinieri imprecano, c'è una sorta di sfogo verso questa situazione che ha trovato l'apice questa mattina, la situazione terroristica del paese che questa mattina trova l'apice qui in via Fani. Della sorte del presidente Moro non si sa ancora nulla. Inizialmente è stato contattato il Policlinico Gemelli nella speranza che l'onorevole Moro potesse essere stato portato lì da qualcuno, ma poi man mano che trascorrevano i minuti, grazie anche a qualche testimonianza, purtroppo si è capito che il presidente è stato rapito. Sul piano stradale sono stati repertati un cappello della Ritaglia, un caricatore per pistola mitragliatrice contenente 22 cartucce, due borse di cuoio e un paio di baffi finti. Nella 130 sono state recuperate due borse del presidente Aldo Moro rimaste sui sedili posteriori. Adesso la scientifica sta tentando di cristallizzare la scena del delitto, ma ripeto, è un'operazione difficilissima a causa del continuo vaivieni dei vari addetti ai lavori. Io stesso ho rischiato poco fa di calpestare dei bostoli nella concitazione del momento. Ci sono anche degli artificieri, non si sa ancora perché sono stati chiamati, probabilmente si cerca di capire se qualche auto di quelle parcheggiate qua, non quelle coinvolte evidentemente che sono tutte quelle portiere aperte, se appunto qualche auto di quelle parcheggiate qui accanto possono essere state imbottite di esplosivo. Dunque per il momento qui da Via Fani è tutto, ci diamo la linea alla rete, noi eventualmente ci ricolleghiamo dopo nel caso ci fossero delle novità. Grazie. Interrompiamo le trasmissioni per dare una notizia drammatica. Poco fa in Via Fani sarebbe stato rapito il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. La sua scorta sarebbe stata annientata. Gli uomini da scorta, ricordiamo, sono 5. Le prime notizie purtroppo danno per morti tutti e 5 gli uomini della scorta. Questo è quanto abbiamo potuto sapere dalle prime notizie frammentari. Intanto in Via Fani stanno giungendo tutti i corpi di polizia, elicotteri sorvolano la zona anche per poter cercare di intercettare i rapitori in fuga col presidente della Democrazia Cristiana, onorevole Aldo Moro, che sarebbe vivo e non sarebbe ferito. Alcune testimonianze dicono che sarebbe stato caricato in macchina a viva forza dagli uomini del comando, che hanno teso una vera e propria imboscata alla scorta dell'onorevole Moro. Appena abbiamo qualche notizia in più ci ricollegheremo per tenervi informati. Grazie. Ma io francamente non trovo le parole per manifestare, per esprimere quello che sento e che sentiamo in questo momento. Ci pare che io non lo so, sia tutto inadeguato, lo sgomento è veramente totale, globale e spaventoso. Ci auguriamo naturalmente che si parta da questo ultimo tremendo episodio, particolarmente efferato, che però viene dopo una lunga serie di altri episodi simili che turbano profondamente da molto tempo, e che si sappia rispondere con un'organizzazione di misure di misure adeguate. Per esempio, se io fossi nei sindacati opererei in un modo nuovo, sospenderei tutti gli scioperi e darei vita, sì, come noi desideriamo, come vogliamo, delle manifestazioni democratiche per isolare i terroristi, ma uno dei modi nuovi sarebbe quello di sospendere gli scioperi per diverso tempo.
Beh, io lo commento freddo, angosciato. Secondo me si è creato uno stato di guerra nel nostro paese e allo stato di guerra si risponde con le misure proprie allo stato di guerra. Si accetta la sfida e lo Stato si dia tutte le armi per combattere il terrorismo dilagante. Non proclamerei formalmente, mi considererei in uno stato di guerra e prenderei tutte le misure necessarie per combattere uno stato di guerra. Questoro che sono per me dei criminali, chissà sono al servizio di qualcuno che mira a scardinare il sistema democratico ed hanno colpito il cuore della classe politica. Perché Moro oggi si era posto al centro della classe politica e quindi dello Stato. Thank you.
Signor Presidente, sono costernato nell'apprendere che l'onorevole Aldo Moro è stato vittima di un rapimento da parte di terroristi. Sono certo che milioni di americani si uniscono a me in questo momento per pregare affinché l'onorevole Moro venga al più presto restituito sano e salvo alla sua famiglia. Noi tutti siamo profondamente colpiti da questo atto di violenza. La prego di voler trasmettere la mia solidarietà alla famiglia dell'onorevole Moro e l'espressione del mio cordoglio ai familiari dei coraggiosi uomini caduti nell'adempimento del proprio dovere in questo insensato attentato terroristico. Jimmy Carter, Presidente degli Stati Uniti. Di Gentile, Scriver si è piazzato, parte Gentile, il tiro e c'è la parata di Scriver che riesce a deviare il tiro di Gentile. Attenzione, adesso è il momento di Schonacher, parte Schonacher, il tiro e c'è la rete del giocatore dell'Ajax. Sì, pronto. No, sto guardando la partita, sì. Sì, ti ho cercato oggi perché praticamente stamattina è arrivato l'ordine che domani è sospeso il servizio di bonifica del tragitto del presidente Moro. Mi è arrivata questa chiamata, non ho capito neanche bene il nome di chi mi ha chiamato. Praticamente mi hanno detto di sospendere il servizio, allora io ho avvisato tutti e ho cercato anche te, non ti ho trovato, ti ho chiamato a caso un po' di volte e ho lasciato appunto detto alla tua signora di chiamarmi e quindi niente, domani liberi tutti. Non, ti ripeto, non so neanche se il presidente fa un tragitto particolare, che tragitto fa, ma magari resta a casa, hai capito? E quindi non serve il servizio di bonifica. Sì, sono sicurissimo, proprio ho chiamato tutti e quindi domani niente servizio di bonifica del presidente Moro. Secondo me starà a casa, però mi sembra strano perché domani c'è la votazione, c'è la fiducia alla Camera, insomma non lo so, magari va al pomeriggio e probabilmente, anzi sicuramente andrà al pomeriggio. Va bene, dai, ti saluto. Ciao. Attenzione, parte Meyer, il tiro di Meyer e la palla prende la traversa e poi esce. Juventus che vince questi calci di rigore con un grande Dino Zoff. Dino Zoff ha parato due calci di rigore. Fernando Martellini è tutto. Allora, siamo in linea con Mauro Rizzi. Mauro Rizzi ha avuto la grande fortuna di conoscere il presidente Aldo Moro e la sua scorta. Allora, Mauro, età, professione, ma soprattutto come hai fatto a conoscere il presidente e i suoi uomini? Allora, io sono Mauro Rizzi, ho 60 anni, sono in pensione. Maresciallo dell'esercito dell'arma di cavalleria, mi sono arruolato nel 1977 e ho conosciuto il presidente e la sua scorta negli anni, ero un adolescente, negli anni 73, 74, 75, fino alla data della mia partenza, 76,
della mia partenza militare al 77, e quegli anni, gli anni 70, loro venivano a mangiare a una trattoria che era distante da dove abitavano i miei, sui 100 metri, non di più. Loro accompagnavano il presidente a Terracina, e poi allungavano al mio paese per stare in un posto un po' tranquillo, poi si mangiava pure bene, o Pagasereccia, e qualche volta anche il presidente veniva a mangiare con i suoi uomini, perché evidentemente gli avevano detto che in questo locale si mangiava bene, e lui più di qualche volta è venuto con i suoi uomini a mangiare la salsiccia montisellata, molto rinomata, molto buona. Ecco, che ricordo hai della prima volta che questo ragazzino vede questo uomo così importante? Ma ai tempi da ragazzino, vedi, sì, sapevi Aldo Moro, ma non capivi nulla di politica, non sapevi, capivi l'immensità della cosa tramite le autovetture che arrivavano. L'Alfetta, la 130, vedi questa macchina immensa, imponente, eri attratto da quella scenografia lì, più che altro, e poi anche il resto, cioè sapevi che il presidente Aldo Moro era un onorevole, stava un uomo di potere dello Stato italiano, il maresciallo Leonardi dei Carabinieri, da noi c'era ancora la cultura del rispetto per il personale facendo parte delle forze armate, delle forze di polizia, e quindi vedevi questo convoglio che arrivava a tutta velocità, che parcheggiava lì nelle ore più disparate del giorno, eri affascinato per quello. Poi li ho conosciuti di persone, perché a quei tempi si poteva fare, oggigiorno non più, oltre a giocare per la strada, ma i genitori ti davano anche un impiego. Io andavo a fare il cameriere la domenica, quando c'era il pienone, quando lo zio Gianni, che era il titolare, ti chiamava perché aveva bisogno. Eravamo a due passi da casa, 80 metri, 100 metri, e si andava lì. E ho avuto modo di servirli a tavola, e così ho conosciuto la scorta del presidente, e il presidente un paio di volte mi sembra di averlo visto. Ecco, io ricordo quando ho intervistato per il mio libro Gli Angeli di Via Fani il figlio del titolare del ristorante, Ciro, che mi ha raccontato appunto che tra loro e la scorta si era creato un rapporto meraviglioso, quasi, anzi, togliamo il quasi, familiare, mi ha detto lui, perché loro addirittura gli lasciavano in mano la cucina a Ricci, Leonardi, è vero? Maneggiava pentole, padelle e quant'altro. Ecco, possiamo dire che non gli lasciava che Gianni non gli lasciava la cucina per sudditanza, ma perché c'era un affetto vero tra loro? No, erano 15 anni che venivano lì, quindi 15 anni di clienti, parliamo di clienti, e poi loro venivano perché il posto per lasciare le macchine era sicuro, quindi lui ci teneva anche che loro venissero a mangiare lì in sicurezza. Certo. E il presidente, quando l'hai visto la prima volta, gli hai stretto la mano, ci hai parlato, com'è stato? Ah sì, lui, lo ricordo, una figura lungilinea, alta, elegante, umile, una brava persona. Penso, perché l'ho sentito dagli anziani di prima, di una volta, io ero adolescente, quindi parliamo di 50 anni fa, ecco. E sentivo parlare gli anziani che l'onorevole Aldo Moro aveva fatto anche del bene al paese,
abbiamo fatto arrivare negli anni 60 la linea telefonica, se non sbaglio. Quindi evidentemente qualche anziano del posto di allora gli aveva detto le mancanze del paese, le inefficienze del paese, che a quei tempi non c'era la televisione, e lui fece arrivare o forse anche il segnale dalla TV, adesso non ricordo bene, però qualcosa fece. Ecco, poi succede che il piccolo Mauro Rizzi viene rapito, tra virgolette, da Domenico Ricci. Raccontaci questa cosa bellissima che mi apre il cuore ogni volta che me lo dici. Mi chiamò lo zio Gianni, che è il titolare della trattoria, che poi adesso non c'è più da un pezzo, e mi disse: accompagna l'appuntato a prendere il pane casereccio. Ovviamente c'erano già stati altre volte a prendere questo pane, perché al presidente piace, ma ovviamente piaceva anche la scuola. Certo. E io tutto, mi faccio un giro sulla 130, tutto entusiasta, sì, lo porto per l'accompagno io. Salì in macchina e la puntata fece un'accelerata che mi inchiodò al sedile e rimasi estasiato. Seppure un breve tragitto, ma io sono stato sulla macchina del presidente ed ero orgoglioso di questo. E quella cosa lì mi è rimasta per tutta la vita. Quando sarò grande mi dovrò fare una macchina così. E me la sono fatta alla venerante età di 58 anni. Ecco, e come hai conosciuto Roberto Valentino tu? Proprio, guarda i miracoli che è riuscito a fare con la 130, no? La 130 appena presa la postai su un gruppo di auto storiche mi contattassi lì. Certo. Io poi dopo, parlando del più e del meno, ti dissi la storia e tu mi dici: perché la 130? Perché sono legato da un fatto e da che cosa? E quindi se infatti senti, ma io sto scrivendo un libro, ecco, ci siamo conosciuti. Esatto, infatti oltre che l'affetto ci unisce questa cosa di Aldo Moro, insomma, a me e te. Poi siamo quasi conterranei, ci dividono pochi chilometri, insomma. E infatti scrivo questo libro, Gli Angeli di Via Fani, che stava già andando in stampa il giorno dopo, se ti ricordi bene. Io fermo la stampa, dico ferma tutto perché ho da intervistare una persona. Tu mi dici in questo libro, riguardo la tua macchina, quando andai a vederla per trattarla, mi venne un nodo in gola. Salendo a bordo, in un attimo è stato come riavvolgere il nastro. Mi sono rivisto ragazzino, non ho avuto dubbi e dopo una breve trattativa l'ho portata a casa. Guardandola parcheggiata tante volte, mi illudo che il presidente sia nei paraggi di casa mia. E Domenico Ricci l'ha parcheggiata proprio lì, sicuro del fatto che magari io gli posso dare un occhio. E io mi commuovo ogni volta che leggo questo passaggio, perché c'è tutto l'amore del mondo in queste tue parole. Avendo conosciuto delle persone speciali, quale loro erano, quel giorno del 16 di marzo, io ero già arruolato, stavo facendo il corso alla scuola della motorizzazione giù a Roma, dopo la scuola sottufficiale di Viterbo, eravamo già stati a montare di qua al Quirinale, già due o tre volte, e quella mattina noi andavamo a fare lezione all'aula motori e fummo chiamati da non so se ricordo il capo della giornata, l'ufficiale di servizio, se non ricordo bene, comunque ricordo bene che dovevamo andare a montare di guardia al Quirinale in fuga, fare perché non si sapeva nulla. Di solito facevamo addestramento un mese prima, la settimana prima era una settimana di ferro e buco, di addestramento, perché tutto fino a 16 anni su così, 448 mandati guardia del Quirinale. Dopo il raggio di mezzogiorno andavamo alla sala convegno e lì c'era la televisione e fece vedere le immagini provenienti dell'attentato di Via Fani,
Immagino, credo che sia stato il tuo servizio più brutto a livello psicologico, senza ombra di dubbio. Il pensiero di un sedicenne andava sempre. Senti, concludiamo questa tua bellissima testimonianza. Tu sei nel mio cuore perché, a parte, ho avuto la fortuna di conoscerti, di frequentarti. Ti ho proiettato nel caso Moro perché la tua bellissima 130 l'ho fatta diventare l'auto testimonial, no? Del caso Moro, e ce la portiamo in giro con tutto l'amore del mondo, soprattutto tu, vedo quanto ci tieni a quella macchina. Abbiamo fatto una giornata dedicata, no? Meravigliosa. Sì. Abbiamo fatto una giornata dedicata, organizzata da me, qui gli attori principali sei stato tu, con la presentazione del tuo libro, e Giovanni Ricci, il figlio dell'appuntato Ricci. Certo, io a Giovanni Ricci gli diedi l'idea di fare le sagome a grandezza naturale da mettere intorno alla macchina. È stata un'immensità per quei due, li abbiamo onorati bene. Sì, e io ho visto parecchie persone commosse alla vista di questo spettacolo, di vedere la tua 130 circondata da questi cinque angeli. Senti, io concludo vincendo la commozione, ti faccio un'ultima domanda: se per magia potessi avere di fronte a te la scorta con il presidente per 5 minuti, cosa diresti? Soprattutto Leonardi, che continuava a insistere. Vedremo poi sarebbe successo. Senti, mi era sfuggita una domanda, tu parlando di vetri blindati, eccetera. La domanda è questa: più di qualcuno mi ha detto, ma possibile che un 3200 non sia riuscito a buttare avanti la 128 e scappare? Ok, sì, ci sarebbe anche riuscito se avesse avuto i vetri blindati. Tecnicamente, facciamo finta che l'auto fosse stata blindata, vetri, portiere, eccetera, avrebbe potuto sbalzare in avanti la 128, tu che guidi la 130. Tranquillamente. L'avrebbe spronata bene, l'avrebbe tolta di mezzo. E poi un'ultima, ancora un'altra cosa. Un carro armato, Roberto. Eh sì, un 3200 di cilindrata. Qualcuno disse, però la scorta è stata annientata subito, non erano preparati. Allora, tu sei stato un militare. Io ho sempre sostenuto e ribattuto dicendo, qui non si tratta di preparazione, qui ha fatto tutto la sorpresa, è un'imboscata. Militarmente parlando, è stata un'imboscata. Tu puoi avere anche 10 Rambo in due macchine che farebbero la stessa fine, o sbaglio? La sorpresa è quella che è sempre efficace. La sorpresa, certo. I calci giapponesi sono arrivati di sorpresa, e pure lì erano armati fino ai denti, però non hanno avuto tempo. Tu allora eri militare e non potevi parlare, adesso sei in pensione e puoi parlare. Pensi che sia stato fatto tutto il possibile per salvare la vita del presidente? Secondo me no. Ok. Presidente rapito, presidente rapito. No, non è stato fatto tutto. Va bene. Secondo me era stata data già la condanna. Faceva più paura da vivo che non da morto. Certo. Bene, allora Mauro, io ti ringrazio, speriamo che finisca presto questo virus, perché abbiamo ancora parecchio lavoro da fare con la tua 130 che è lì pronta
a scattare come sempre. Tu sai quanto io amo la tua auto. Speriamo che finisca quanto prima. Va bene, dai Mauro, allora io ti abbraccio, grazie per la tua amicizia e per la tua bella testimonianza, che è qualcosa di unico. Grazie. Grazie, ciao. Allora, la squadra di governo è stata fatta, quindi vi dico i dicasteri, a partire dal mio vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ugo La Malfa, poi i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono Angelo Salizzoni, DC, Guglielmo Nucci, DC, Francesco Compagna, PRI, Alberto Spigaroli, DC. Poi abbiamo i ministeri senza portafoglio, coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, Mario Pedini, organizzazione della pubblica amministrazione, Francesco Cossiga, problemi relativi alle regioni, Tommaso Morlino, e quindi beni culturali e ambiente, Giovanni Spadolini. PRI, i primi tre sono DC, chiedo scusa, Giovanni Spadolini, PRI. Ministro degli Esteri, Mariano Rumor, DC. Ministro degli Interni, Luigi Gui, DC. Grazie e Giustizia, Alonso Reale, PRI. Bilancio e Programmazione Economica, Giulio Andreotti, DC. Quindi alle Finanze, Bruno Visentini, PRI. Al Tesoro, Emilio Colombo, DC. Difesa, Arnaldo Forlani, DC. Pubblica Istruzione, Franco Maria Malfatti, DC. Lavori Pubblici, Pietro Bucalossi, PRI. Agricoltura e Foreste, Giovanni Marcora, DC. Trasporti, Mario Martinelli, DC. Poste e Telecomunicazioni, Giulio Orlando, DC. Industria, Commercio e Artigianato, Carlo Donacattin, DC. Sanità, Antonino Pietro Gullotti, DC. Commercio con l'estero, Ciriaco De Mita, DC. Marina Mercantile, Giovanni Gioia, DC. Partecipazioni statali, vero, Antonio Bisaglia, DC. Lavoro e Previdenza Sociale, Mario Toros, DC. Beni culturali e ambientali, Giovanni Spadolini, PRI. Turismo e spettacolo, Adolfo Sarti, DC. Ecco, questa è la mia squadra di governo, che da subito si metterà al lavoro con grande senso di responsabilità per cercare soluzioni rapide ai problemi del Paese. Spero ci sia coesione tra i vari dicasteri, ma soprattutto faccio appello alle opposizioni che abbiano un grande senso di responsabilità, è vero, verso questo direttivo chiamato a risolvere una situazione di grande disagio per gli italiani. La disoccupazione e il disagio giovanile che ne scaturisce devono essere i primi punti da affrontare. Questo è quello che mi viene da dire, vi ringrazio tutti, buona giornata e soprattutto buon lavoro. Abbiamo Fabrizio Noli, GR RAI, giornale radio RAI. Ciao Fabrizio, sai di cosa parliamo? Gli angeli di Via Fani, questo video si intitola Quella mattina. Tu quella mattina quanti anni avevi e cosa facevi? Avevo 13 anni, compiuti da poco più di un mese, io sono del 6 febbraio del 65, stavo seguendo delle lezioni a scuola, facevo la terza media, era un anno avanti, a Marcantonio Colonna, un istituto retto da religiosi irlandesi, rigidamente maschile. Non mi ricordo che cosa stessi facendo, ma mi ricordo che ci dettero questa notizia a scuola e fu uno shock notevole per tutti noi. Ci fecero andare via prima da scuola e ho questa impressione di una Roma come paralizzata, come irreale. E
mi ricordo anche benissimo la diretta di Bruno Vespa con Fragliese, che si era recato sul posto, lo sgomento, insomma, che si leggeva anche sulle facce di questi anchorman navigati, che davvero era un po' la sensazione di trovarsi nel pieno di una data cruciale per la storia italiana. In effetti io credo che sia stato un momento epocale per la nostra esistenza e per l'esistenza dell'Italia, che da allora forse non è più stata la stessa, anche perché tu l'hai messo molto bene in evidenza nel tuo libro, che forse Moro avrebbe potuto diventare, diciamo, il futuro presidente della Repubblica. Insomma, una vita spezzata in modo traumatico. Io ho un ricordo molto forte di quei lunghissimi giorni del suo sequestro, degli allarmi che ora rientravano, ora si manifestavano o venivano comunque rilanciati, delle speranze, delle finte piste. Insomma, è stato un momento molto intenso, direi, per chiunque l'abbia vissuto. Certo, e senti, a livello giornalistico, credo che il grande, io lo adoravo, Paolo Fragliese, abbia fatto un pezzo certamente crudo, ma anche di rara bellezza, ma non mi si fraintenda, per rara bellezza intendo bravura e freddezza, per aver tenuto i nervi saldi in una situazione terribile. Una tua collega di Radio Rai, quella mattina, che fu la prima ad arrivare sul posto, adesso non mi ricordo il nome, citato nel libro se ti ricordi, svenne, no? Talmente fu la scena raccapricciante. Ecco, tu da giornalista, come vedi il pezzo prima di Fragliese e poi quello di Vespa? Beh, due grandissimi professionisti, devo dire. Fragliese forse più ancora superiore a Vespa, perché insomma, effettivamente, come hai detto tu, ebbe la capacità di districarsi, tra virgolette, in quei momenti terribili subito dopo l'attentato e il sequestro, insomma, di Moro. Nella 130 ci sono due corpi, l'autista e quello che è probabilmente il capo scorta, mentre nell'Alfetta c'erano due uomini, uno ancora in vita ed è stato portato via dall'ambulanza alla Policlinico Gemelli, che non è tanto distante da qui. Con una capacità anche di trovare il bandolo della matassa per un ragionamento sensato, che davvero non è facile. Ma Fragliese era un grandissimo giornalista, secondo me un grandissimo professionista, un maestro della diretta, lo definirei. Certo. Come un maestro della diretta è anche Vespa, non mi fraintendete, però devo dire che trovarsi in quel contesto con la strada insanguinata, Fragliese fu davvero straordinario, secondo me. Ecco, Paolo Modugno, che tu sai benissimo, che è colui che conduceva Radio Anch'io quella mattina, disse che fu... Perché mi ricordo Bisia, comunque ti credo. Se no, no, colui conduceva a Radio Anch'io e disse: noi fummo i primi a dare l'annuncio, benché scioccati, perché ha detto noi eravamo in onda e dalla regia, e tu sai benissimo come funzionano, ci alzarono il cartello con la scritta "hanno rapito Aldo Moro". Nel mio piccolo io entro nella storia, no? Perché se ti ricordi bene, il mio annuncio fatto nel 2017 del sequestro Moro è stato utilizzato da Mediaset e dalla Rai e spacciato addirittura per vero, no? Ecco, i media in quei giorni lì, a partire proprio dall'annuncio dato da Paolo Modugno, poi c'è quello di Cesare Palandri, giusto? Di Radio Rai 2, se non ricordo male. Ecco, i media, secondo te, come si sono comportati quella mattina? Correttamente? Potevano fare di più? Hanno fatto poco? Tu, da addetto ai lavori. Teniamo presente che era un'Italia con un sistema mediatico che era un miliardesimo forse di quello attuale, perché è vero che c'erano le TV e le radio private, ma insomma la RAI era l'unica struttura veramente professionale a livello di informazione radiotelevisiva, per cui penso che abbiamo fatto, perché comunque preferisco parlare di me come uomo RAI, abbiamo fatto un lavoro egregio per quanto possibile, anche
Sì, effettivamente pure le TV private romane, GBR su tutte fece un grosso lavoro, tra l'altro GBR fu la prima che scoprì il cadavere di Moro in diciamo in via Caetani. Dove tra l'altro studiavo tanti anni, gli anni universitari, perché c'era la biblioteca di storia moderna e contemporanea, una delle più fornite della città. Quindi secondo me fu un ottimo lavoro, però sai, Roberto, i miei ricordi sono abbastanza da ragazzino, e anche se poi ho rivisto filmati, eccetera, mi sembra comunque che la Rai abbia fatto un lavoro puntuale e tempestivo. Certo, va anche detto una cosa, a mio avviso una grande verità, e penso che tu sia d'accordo con me. In quegli anni là, gli anni 70 fino ai primi anni 80, i giornalisti Rai erano molto più rispettati, non che adesso non lo fossero, ma il lavoro di un giornalista della Rai, Radio Televisione Italiana, era rispettato molto di più e poteva avere accesso in qualsiasi scenario. Infatti vediamo Paolo Fraiese muoversi su una scena che ancora doveva essere cristallizzata, come si dice in gergo tecnico. Questo secondo te è vero, e perché se è vero? Beh, insomma, Roberto, per il discorso di prima, che non c'erano, cioè l'informazione televisiva era ancora un'informazione diciamo arcaica rispetto a quella che viviamo adesso, e il giornalista comunque era considerato depositario della verità. Cioè la frase "lo ha detto la radio" non è che era casuale, c'era un'aura di sacralità intorno a molti personaggi del mondo dell'informazione, poi anche oggetto di critiche feroci, magari mi ricordo dall'Espresso, no? Venivano presi in giro i cosiddetti mezzi busti, in modo anche abbastanza crudele, però insomma ciò non toglie che il giornalista del servizio pubblico, il giornalista radio televisivo, della RAI in particolare, godesse di una notevole popolarità e quindi di notevole ascendente, che avesse anche una consapevolezza di questo. Certo. Senti, concludo con la stessa domanda per tutti. Lo Stato disse non trattiamo, no? Io invece dico la vita umana prima di tutto, quindi chi se ne frega della trattativa, bisogna salvare un padre di famiglia, un uomo, un marito, un politico. Tu cosa avresti fatto? Non lo so, ti dico onestamente, penso che avrei cercato, oggi come oggi, avrei cercato in tutti i modi di salvarlo con un'azione, diciamo, di qualche nucleo speciale. Mi sembra assurdo. Ci sono emersi negli anni talmente tanti indizi che se avessero voluto avrebbero potuto trovare Moro senza grosse difficoltà, insomma grosse tra virgolette difficoltà, ma io avrei cercato di salvarlo dando un segnale forte da parte dello Stato, appunto un blitz antiterrorismo, come si direbbe oggi. Invece Moro sembra che sia stato deliberatamente lasciato morire. Questo è l'aspetto più inquietante di questa vicenda, perché non si è trattato, ma non si è voluto trovare alternative alla mancanza di trattative. Fondamentalmente è stato abbandonato. Quindi diciamo che i tre finali del mio libro sono una romantica salvezza, ancora di salvezza sentimentale verso quest'uomo, verso la sua fine. Sì, non c'è dubbio. Sognare non fa male, soprattutto a livello letterario, ma se ci pensi, anche nel film di Bellocchio, Buongiorno Notte, sì, Robert Erlitzka, che in persona nuova c'è un finale diverso, no? Questo uomo un po' anziano, forse più anziano di come era Moro all'epoca, insomma, che si avvia verso la luce, verso l'uscita, così. L'ho trovato molto poetico anche quello, non so se ti abbia ispirato, però... No, io l'ho visto, pensa a te, io lo vidi solo dopo aver scritto il libro, quel film lì. Però io da sempre, tu pensa che quando ero bambino, in quei giorni lì, ad esempio la mattina del 16 marzo io vidi tutto alla televisione perché ero a casa da scuola, come il buon Giovanni Ricci,
E piansi e pregai a letto per questi poveri cinque agenti. E sognavo tutte le notti che Goldrake potesse arrivare a salvare in via Fani dall'attentato. Sogni di un bambino questi, che poi mi sono portato dietro da adulto e li ho trasferiti nel libro, nei famosi tre finali, no? Quindi, insomma, a me mi ha particolarmente toccato il caso Moro. Senti, doveva essere quella di prima l'ultima domanda. Secondo te Aldo Moro ancora oggi condiziona la politica italiana? Assolutamente, ha condizionato tutta la politica italiana dal 1978 in poi. La stessa elezione di Pertini credo che sia stato un segnale forte che lo Stato ha voluto dare per ridare in qualche modo prestigio alle istituzioni, perché quello che è successo in quei 55 giorni di sequestro è stato devastante per le istituzioni democratiche del paese. E quindi sì, c'è stato sicuramente un condizionamento fortissimo, perché la DC è diventata sempre di più un partito senza nessuna spinta, tra virgolette, ideale, ma semplicemente un partito di governo. Il PC si è ritrovato progressivamente, anch'esso secondo me, rattrappito sulla propria dimensione particolare, insomma, di partito comunista ma italiano, ma senza che questo portasse ad uno sbocco di nessun tipo, e anche di maturazione forse, anche, no? Certo. I partiti laici progressivamente, anche il Partito Socialista, forse il Partito Socialista è stato l'unico che ha vissuto una stagione positiva, no? Per quanto poi finita miseramente con Tangentopoli, forse sulla scia appunto della crisi anche dei due partiti maggiori, crisi che era prevedibile dopo il sequestro Moro, anche se non si è manifestata in modo chiaro, soprattutto per la DC, più per il Partito Comunista, anche se poi ha contribuito naturalmente alla morte di un gigante come Berlinguer. Ma insomma, direi che la vita politica italiana è stata fortemente segnata dall'assenza di un personaggio come Moro. Bene, perfetto. Allora Fabrizio, io inserirò questa tua preziosa testimonianza nel video che stiamo vedendo adesso tutti insieme. Ti ringrazio, ti abbraccio e ti auguro buon lavoro al tuo giornale radio, Radio Rai, la nostra amata mamma Rai. Dunque, siamo collegati con Giovanni Ricci, che è il figlio dell'appuntato dei carabinieri Domenico Ricci, che era l'autista di fiducia, uno dei due autisti di fiducia del presidente Aldo Moro. Benché lui fosse forse di tutte le due scorte, mi sembra, se non ricordo male, Giovanni aiutami, che lui fosse quello più anziano come frequenza, diciamo, col presidente, o sbaglio? Diciamo che purtroppo anche quella maledetta mattina del 16 marzo tuo padre sostituiva il collega Otello Riccioni, perché tuo padre, al pari di Francesco Zizzi, non doveva essere in servizio quella mattina, o sbaglio? No, è giustissimo, perché il giorno prima appunto Riccioni chiese a mio padre se poteva fargli un cambio per la mattina del 16 marzo per poter portare la moglie a fare una visita. E quindi che cosa ha significato questo? Che il 15 marzo, il giorno precedente, Riccioni lavorò la mattina e mio padre il pomeriggio, e il 16 mio padre fece la mattina per permettere appunto questa visita alla moglie di Riccioni. Non può essere servizio al pari di quel povero eroe di Francesco Zizzi, che era il suo proprio primo giorno non solo di servizio,
questura ad onorare il primo giorno delle scorte. Allora facciamo un passo indietro, Giovanni, poi parleremo un attimino di Otello Riccioni, che voglio chiederti una domanda, voglio farti una domanda su Otello Riccioni. È una domanda alla quale avrai risposto migliaia di volte e ti sarai stancato, no? Però essendo questo un documentario su Viafani anche diverso, se vogliamo, perché è realizzato in stile cartoon, no? Questo perché ci permette di avere dei personaggi che diversamente non potremmo mai intervistare, no? Quindi ho rifatto Pertini, La Malfa, addirittura c'è un deputato della quale io non ricordavo la sua carriera, vediamo se te lo ricordi tu, Egidio Ariosti, chi era? Ecco, ci sarà anche lui addirittura in questo docufilm, la sua figurina che parlerà. Questo per rendere anche finalmente diverso questo disco, perché ogni anno si vedono quelle terribili immagini di Viafani e si racchiude lì, come se la scorta di Aldo Moro, no? Questi cinque poveri angeli fossero nati, vissuti e morti in Viafani. La loro vita è anche altro, e soprattutto altro, no? Assolutamente sì, mi ricordo, era il 23 settembre del 2016, sì. Eravamo al Quirinale per il centenario della nascita di Aldo Moro, sì. E condivisi pienamente le parole del nipote Renato, che disse che bisognava recuperare sia i 500 della scorta da quel 16 marzo, ma così come lo zio da 55 giorni, da, certo, perché non si può ridurre un'intera esistenza a un unico tragico giorno oppure a 55 giorni di prigionia di uno che è stato uno dei padri costituenti, insomma, ecco. Quindi diciamo che il mio libro, Gli Angeli di Viafani, il libro anche di Boni, chiedo scusa, che gli eroi di Viafani, hanno in un certo senso reso giustizia, perché io parlo di loro, certamente faccio la cronaca, questo dico per chi non ha letto il libro, di quel giorno terribile, poi gli do una nuova vita in paradiso, dove ci sono queste bellissime situazioni, drammatico all'inizio, ma poi c'è questa assuefazione alla nuova vita. Detto... io vorrei dire che in particolare il tuo libro mi ha colpito soprattutto per un discorso, appunto, se c'è la tragica giornata del 16 marzo, ma poi per chi ha fede come me e crede nel paradiso, viene appunto, ci viene data la speranza che siano tutti lì insieme in paradiso, dandosi le pacche sulle spalle. Ma oltretutto il tuo libro è interessante sotto perché, come dice il giornalista Noli, ovviamente sì, ci rende uno spaccato a 360 gradi degli anni 70 sotto forma della musica, sotto forma della cinematografia, sotto tante, e poi ci sono quelle bellissime interviste romanzate di persone così che hai inventato, ma che in effetti rappresentano tutte quelle persone che ancora oggi a 43 anni di distanza da quei tragici eventi ci dicono io c'ero quel giorno, quindi capisci, e poi non voglio spoilerare il libro. Ci sono dei finali fantastici, perché tu ne metti addirittura tre. Sì, sì. Ci ridai la speranza, ecco. Cioè, la speranza di poter credere o poter andare in una maniera diversa. Io di tutti i personaggi del mio libro sono molto legato alla figura del prete che porta questa colomba, anche la scena di trovarsi in chiesa questa colomba. Non dico... Don Enrico, sì, sì, ecco, sì. E mi commuovo a pensarlo, perché penso che in quei giorni sia stato davvero così, trovare le pattuglie che ti fermano. Penso che chiunque fosse stato in servizio da quella mattina fino al giorno terribile delle esequie del 18 di marzo,
credo che molti di loro abbiano, potevano avere un groppo, un bel groppone in gola, no? Oltre che sul cuore. Io ricordo quella mattina andavamo a Brescia, come dico nel libro, e più ci ha fermato due o tre volte, se non ricordo male, nel tragitto come Brescia, e più di qualcuno aveva i lucciconi agli occhi, no? Quindi, perché fu una cosa terribile. Comunque, quella che io definisco, non perché voglio fare paragoni, ma la definisco la nascita italiana, insomma. Sì, ci sta tutto. Di gentili forze dell'ordine del nostro paese, insomma. Guarda, io ho... aspetta un attimo, scusa che... io ho... ho visto e mi è scioccato al pari di quella del mi ricordo anche di questo da bambino, però l'avevo vista. Poi crescendo sono andato a vedere proprio le dinamiche, il rapimento di Martin Schleyer. È praticamente identico, no? Moro un uomo di meno perché erano l'autista e tre della scorta, no? È terrificante come nel giro di sei mesi, perché quello era successo a settembre, si possa essere replicato in maniera così, così purtroppo perfetta nella dinamica, no? Questa scena. Comunque ne parleremo dopo. Andiamo con la mattina del 16 marzo. Ci unisce a noi due questa incredibile coincidenza di essere a casa tutti e due quella mattina, che era un giorno di scuola, era un giovedì mattina, no? Io per un motivo e tu per l'altro. Allora, raccontami, ti ripeto, so che è, però per chi non ci ha visto e per chi non ti conosce è giusto farlo, quella dannata mattina, cos'è successo? La tua vita viene sconvolta, ma come? Niente, come dicevi tu, io quella mattina ero a casa perché in quegli anni c'erano tantissimi studenti e poche classi, quindi c'era un problema di logistica e si facevano i turni a scuola. Io avevo fatto lunedì, martedì e mercoledì la mattina e quel giovedì terribile ero a casa, svegliato presto, cominciato a fare i compiti, quando giunge una telefonata di una amica di mia madre in cui gli chiede: ma scusami, intorno alle 9:15 arriva questa telefonata, e dice, gli chiede a mia madre: ma Domenico oggi è in servizio? È uscito presto come al solito questa mattina, intorno alle 5:30, e dice: ma perché mi fai questa domanda? Lei l'ha presa un po' sul pago questa sua amica, dice: no, perché così solo per sapere. Mia madre prende e accende la radio, dice: ma che cosa è successo, qualche cosa? E si cominciano a avere le prime frammentari nelle notizie. Poi io non so, è stato tipo un flash, passano questi 20 minuti, casa si è riempita di gente, tutti che piangevano, tutti che si abbracciavano, e non riuscivo a capire finché non ho acceso l'unico televisore che avevo in casa, in bianco e nero, e mi capitò di vedere le famose prime immagini, non quelle famose pagliese a Vivani, ma quelle girate dal TG2, per TG2, esempio. Sì, Sant'Almassi. Infatti, dove io riconobbi mio padre sotto il lenzuolo da quel suo orologio Zenith, che era l'unico regalo che si era fatto in un'intera esistenza. Mi ricordo che era così orgoglioso di quell'orologio, che poi l'aveva pagato anche abbastanza per allora, perché l'aveva pagato quasi 200.000 lire. Cavolo! Per quegli anni era un qualche cosa fatta a rate, fatta a pagare a rate. Certo. Ormai ne ho la convinzione, perché poi nel frattempo
I Viafani sono terribili, sono immagini che mai nessuno avrebbe voluto vedere. Sono quelle degli uomini della scorta del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, riversi senza vita all'interno delle due autovetture, la 130 blu ministeriale che portava il presidente e l'alfetta che la seguiva. Questa è la breve cronaca di una mattinata di ordinaria follia qui in Via Fani a Roma, a pochi passi dal centro. È una mattinata incredibile, forse, anzi sicuramente la mattina più terribile della storia di questa Repubblica, così giovane e così insanguinata. E questa mattina penso purtroppo che passerà alla storia come appunto la mattinata più nera. C'era stata la speranza perché si parlava di un ferito. Un uomo della scorta è a terra, un altro è stato portato all'ospedale, si dice in condizioni disperate. Ecco, possiamo dire che la ricerca della verità comincia proprio quella mattina per Giovanni Ricci. Da due galantuomini che lo finiscono alle spalle. Sì, infatti, dal suo lato sinistro. Sì. Io la mia ipotesi su chi ha sparato ce l'ho, però non c'è nessuna dimostrazione giudiziaria. Comunque mi sono stati Casimiri e Lugliacono. Ma è stato poi... La ricerca continua attraverso la lettura degli atti processuali che venivano consegnati a mia madre, che io gli rubavo praticamente. Tant'è, mi ricordo una volta a scuola il professore di matematica, facevo mi pare le superiori, era il primo o il secondo superiori, mi disse: ma che ci fai tu con questo verbale del processo? Era il primo processo Moro, e mi disse: lo sto leggendo. Dice: ma queste cose, Giovanni, a te non fanno bene. Ma io volevo capire, volevo comprendere, è stata una vita da cercare di comprendere perché ci fossero tanti ragazzi che contestavano, che facevano parte anche di organizzazioni come Lotta Continua, o Autonomia Operaia, o della destra veramente più estrema, che però non hanno mai deciso di varcare quella sottile linea rossa, come il titolo di quel film sul Vietnam, sì. di varcare quella sottile linea rossa, di prendere un'arma in mano ben sapendo che avrebbero ucciso e tolto la vita a tanti uomini, perché scusa se senti in gruppo d'Italia, a differenza, e quando vedremo anche su Schleyer, a differenza della Francia dove c'era John Direct, che era l'alter ego delle Brigate Rosse, ma hanno 30 morti. La Germania, dove c'era la Rotermefraschon, o la banda cosiddetta chiamata Biedermeinhof, hanno fatto 19 morti. In Italia hanno fatto più di 500 morti, quasi 5.000 feriti. Ma diciamo che c'è stato, ti interrompo, ad esempio, dall'Italia alla Germania, la Germania ha avuto un approccio diverso nella, tra virgolette, soluzione del problema, no?
c'è il famoso suicidio di massa, che giusto chi legge le favole può bersi una cosa del genere, no? Ecco, diciamo che forse la Germania ha usato una tempistica diversa, ecco, mettiamola così. Anche il fatto di questi suicidi, continuiamo a chiamarli così, avvengono quando Schleyer è ancora prigioniero. Cioè, voglio dire, piuttosto avvengano dopo, ma la vita deve essere salvaguardata. Cosa che vedi col caso Moro, la cosa che io non mi do pace è perché si è trattato per il mondo intero, ma su Moro lo Stato non deve cedere. Com'è? Con Sossi si è trattato, con quelli dopo Moro si tratta e si paga, ma Moro non deve essere... Perché questo? Cioè, qui si va oltre l'eliminazione di un uomo, no? Qua c'è proprio tutta un'ideologia, un modus operandi da contestare, o sbaglio? No, no, hai pienamente ragione. Si è trattato non solo dagli inizi degli anni 70, quando ci furono le prime azioni delle PR o dell'estrema destra, è sempre cercato di trattare, si è anche pagati dei riscatti. Ricordo il sequestro dell'attore Costa, che fu pagato un riscatto ingente. Ricordo il sequestro del figlio dell'allora segretario del PSI Di Martino, e fu pagato un riscatto. Ricordo dopo Moro Cirillo, il caso Cirillo a Napoli, dove fu pagato appunto anche lì un riscatto e si trattò. Ma trattiamo ancora oggi, perché noi lo sappiamo benissimo, quando vengono rapiti dei nostri connazionali all'estero e vengono messi sul campo le forze di intelligence, alla fine si tratta e si paga. Per Moro non è stato così, ecco perché io dico sempre, a volte c'è chi grida all'intrigo internazionale, dopo il fatto di Kissinger, allora segretario di Stato, trattò Moro nel 74 in una maniera brutale, dicendogli che lui stava prendendo una brutta via e avrebbe fatto una brutta fine, e già lì c'era uno scossone. Ma ci fu anche gli episodi di incidente di Berlinguer mentre era nell'est europeo, perché anche ricordiamo che Berlinguer sì, un compromesso storico, ma questo compromesso storico riguardava due persone democratiche, perché Berlinguer non era che apparteneva proprio a quel famoso PCUS, partito comunista dell'Unione Sovietica, proprio allineato alle linee marxiste-leniniste. Quindi erano due persone che cercavano, attraverso una sola parola, democrazia e dialogo, di creare un paese più libero. E non si trattò, io per questo dico sempre, ormai mi sono fatto l'idea, che se subito dopo quella che è stata la sentenza ultima sulla strage di Bologna, dove il giudice ha detto c'è stata un'azione, quella della strage di Bologna, che non può definirsi solamente eversiva, ma è stata una strage politica e quindi una strage di Stato. Ecco, le stesse parole io mi userei per definire il caso Moro e via Fani, quei 55 giorni, ma in particolare vorrei dare, vorrei puntare il dito, attenzione, non sulle istituzioni, ma su quegli uomini politici che, come detto te, incredibilmente due ore dopo il rapimento Moro, sia la Democrazia Cristiana, appartenente alla Democrazia Cristiana, e sia appartenenti al Partito Comunista, hanno adottato la linea della fermezza. Non si poteva trattare perché c'erano 5 morti sulla strada, su quell'asfalto di Via Fani. Sì, poi ci fu la bufala terribile, proprio qui è caduto ogni rispetto e tutto quel che ne consegue, di dire che nel caso avessero trattato tua madre e la povera signora Leonardi si sarebbero date fuoco. Cioè, sì, hai detto benissimo, una bufala. In un articolo di alcuni giorni dopo, fatto dal Corriere della Sera, se non mi ricordo il giornalista che lo scrisse,
Ma ti dico che era una bufala perché quella telefonata la ricevetti io. Mia madre non stava bene. E mi disse: sono del Corriere della Sera, vorrei fare un'intervista alla signora. Io domandai a mia mamma se voleva farla, mi disse no, non mi sento bene. Io gli ho risposto quindi no, guardi, non se la sente. E poi si sentirono dopo l'uscita di questo articolo anche con la signora Leonardi, e praticamente tutte e due non hanno detto niente, e furono fatte tre colonne di cui si annunciava che si sarebbero date fuoco se avessero trattato con i terroristi. Eppure mia madre diceva sempre una parola, diceva: speriamo che possano liberare l'onorevole Moro, perché è un pochino, come si dire, continuare la speranza di vita in una persona che viene liberata e che mio padre aveva servito fino alla fine, sacrificandosi. E poi mia madre, mi ricordo una volta in una trasmissione dove si confrontò addirittura con Andreotti da Bruno Vespa, disse: vabbè, ma qual è il problema? Liberavate uno o due terroristi quando avevano appena liberato Moro, praticamente certo. Ci dato l'angolo, li prendevate, insomma. Non ci voleva tantissimo, Non penso. Quindi, guarda, è molto più difficile in Italia stanare un evasore fiscale, che non un delinquente. Cioè, un delinquente lo si cattura quando si vuole, no? E, beh, lì, diciamo, ci sono... è una storia... Allora, io dico che, lo scrivo nel libro, il caso Moro è un gioco di scatole cinesi dove chiunque entra ed esce a piacimento, no? Perché ha mille ramificazioni, ci sono tantissime persone coinvolte, c'è questo americano che viene mandato dall'America in Italia a aiutare a gestire, manco fossimo una patria di deficienti noi, no? Che non, Roberto, scusami Roberto, ti interrompo, questo uomo del Dipartimento di Stato che si chiama Seth Bisnick, sì. Brevemente, dopo due settimane che è venuto in Italia, e rilascerà poi un paio di anni fa un'intervista perché ha scritto un libro a una TV francese, ha detto: io dopo due settimane me ne sono andato perché ho capito che Moro non voleva, cioè gli italiani non volevano salvare Moro, non volevano liberarlo, quindi dopo due settimane me ne sono andato. Però attenzione, c'è un magistrato che chiede addirittura di processare questo personaggio. Sì, il procuratore, l'ex procuratore generale di Roma, che fu l'indagine su quella famosa moto Honda rossa blu, che praticamente ci fu una lettera di qualcuno, lasciò una lettera a un ispettore di polizia che diceva: guarda che lì c'erano due dei servizi a bordo di questa moto Honda. Il procuratore si chiamava Ciampoli e fece una requisitoria incredibile di oltre 160 pagine, dove purtroppo dice: io sono costretto ad archiviarla, la requisitoria, perché non sono riuscito a scoprire chi fosse veramente a bordo di quella moto. Però fa tutta una serie di considerazioni in cui apre il campo ad altre indagini che si potevano continuare, al numero dei brigadisti presenti in Via Fani, a inquisire Bisnick, eccetera, eccetera. Ti interrompo un attimo, perché vedi qua, questo caso è una matriosca, no? Apri una bambola, ne tiri fuori un'altra, Abbiamo parlato di, ci sarei arrivato dopo, di questa famosa lettera, di questo sulla moto Honda, eccetera. Casualmente questo accade dopo il film Piazza delle Cinque Lune di Martinelli, che è la stessa storia. Allora, è una casualità o qualcuno ha voluto mandare un messaggio? Perché questo film anticipa questa storia, che c'è un terrorista che sta morendo di cancro, eccetera, vuole lavarsi la coscienza, quindi va da questo magistrato che sta andando in pensione, questa è la trama del film, e gli dice una cosa da dirle, eccetera, eccetera. Poi succede realmente. Allora, è fiction, è realtà, o che cosa questa storia di questi due episodi?
tu come li leggi? Per quanto riguarda il film di Martinelli, io penso che sia a volte un po' troppo esagerato, ma apre uno spaccato a 360 gradi e ha fatto bene, perché lui diava anche l'ultima commissione di Moro, ha tirato fuori tante cose. Io penso che Martinelli si sia fatto delle domande, abbia cercato di dare delle risposte in quel suo film, ma in particolare appunto questo discorso della moto onda viene confermato non solo nel memoriale Morucci Franda Cavedon, ma anche da le varie commissioni, e lì c'era una moto onda, solo che purtroppo ancora oggi ci sono delle persone che erano terroristi e che continuano a fare i cattivi maestri, dicono che la storia della moto onda è falsa, che non era vero che ci fosse la moto onda. Sì, ma scusati, interrompo, fra i Vespa nell'edizione straordinaria TG1 parla di una moto onda, quindi se ne parla da subito. Sì. Scusa, che viene fuori, se non ricordo male, questa storia perché la governante del deputato o del senatore, non mi ricordo qual era la sua carica, Cervone, giusto? Sì. Chiama qualcuno, non so se Carabinieri o Polizia, e dice: ho sentito questa cosa. Quella registrazione, allora ai tempi, tu mi insegni, sai benissimo, venivano registrate tutte le trasmissioni con connotazione politica delle radio private per poi ascoltare e capire se c'erano messaggi in codice, eccetera. Quella registrazione, quell'audio, la signora, la domestica, l'avrebbe sentito intorno alle 8:30, una cosa simile. Sono sparite, c'è un buco nelle registrazioni di quel giorno di circa mezz'ora, che guarda caso riguarda quei minuti lì. Però la cosa strana è che proprio quel giorno, e questo lo conferma l'agente Sabba, commissione Moro 2, lui afferma che il 15, il superiore gli dice: guarda, domani è il 16 marzo, è il tuo compleanno, te ne stai a casa tranquillo e ti prendi un giorno. Dice: strano, perché non me l'ha mai chiesto, nessuno si è mai permesso di darmi un giorno così per il mio compleanno. Ma la cosa ancora più strana è che a Sabba viene dato un giorno di ferie, di congedo, e la bonifica non viene fatta, cioè non viene trovato un sostituto. Ma Sabba queste affermazioni le trovate sulla commissione Moro 2. Rocco Gentiluomo? Rocco Gentiluomo l'ho visto per circa 30 anni dopo quello che era successo, perché Rocco Gentiluomo faceva da autista personale alla signora Eleonora Moro, Eleonora Cavarelli, vedova Moro. Che aveva anche una leggera somiglianza con Aldo Moro, sbaglio? Cosa? Gentiluomo assomigliava, se non ricordo male, a Moro o a qualcun... Un pochino, era un po' più calvo Gentiluomo. Però ecco, con Gentiluomo conosco la sua famiglia, conosco il figlio, è entrato in polizia, anche lui. Ci vedevamo in occasione del 16 marzo, quando si faceva la cerimonia, la messa, e poi era una persona splendida. Poi dopo ultimamente sono usciti fuori degli articoli, veramente non lo so su che basi, che lo rimandano
Moro di Moro Giulia era perché erano solo per Moro cinque persone per turno e lui chiese più uomini perché logicamente lì l'ho detto facevano il salto della guardia, se gli serviva mezza giornata uno dovevano fare mezza spezzare la giornata precedente o quella dopo e per avere le ferie, ma lasciamo stare, non era sempre difficile, quindi ecco lì e Moro aveva chiesto anche soprattutto Lunardi la macchina blindata dopo appunto quello che era successo a Roma, quello che era, stava succedendo anche a Roma in quei giorni di fine di dicembre del 77 e inizi del 78, ricordiamo Publio Fiori fu gabbizzato, ricordiamo il giudice Palma che fu ucciso. Ecco, io per esempio una cosa mi chiedo, sa gli atti processuali che per uccidere Palma hanno impiegato 19 brigadisti, un uomo senza scorta. Infatti. Possibile che a Roma ne utilizzano 10 in totale, ma che sparano, insomma erano 4, ma 10, 11 in totale? Ma a me sembra proprio una baccianata. Attenzione però, io ho fatto il militare, quindi qualcosa capisco di armi, eccetera. Allora, per inciso, questo per chiunque dice che la scorta non erano capaci di fare il loro mestiere, parliamoci chiaro, in quelle due auto, la 130 e l'Alfetta, potevano esserci 5 Rambo, 5 Robocop, che sarebbero morti comunque, perché il fattore sorpresa, l'imboscata, perché è stata un'imboscata militare questa, a livelli militari, un'imboscata del genere lascerebbe a terra chiunque. Certo, c'è l'incognita, no, che uno del comando potesse morire perché il grande Iozzino è riuscito a sparare, ma voglio dire, è impossibile non lasciarci la pelle in una situazione del genere, che tu sia Rambo, che tu sia Robocop, che tu sia quello che voglia essere. Iozzino io lo definisco un eroe perché in quell'inferno, benché ferito, riesce a scendere e a sparare. Infatti. Ed è stato un super agente per me. Meriterebbe la medaglia d'oro al valore, Iozzino, per questo gesto. E non capisco perché non gli sia stata data. Magari per non mancare di rispetto agli altri. Hanno dato a tutti quanti la medaglia d'oro al valore civile. No, ecco, al valore militare intendevo io. Disse la mia madre alla signora Lunardi che brevemente, siccome non c'era stato conflitto a fuoco, e allora era medaglia d'oro al valor civile. Certo, e ci può stare per gli altri qua, ma lui ha sparato. Infatti, cosa dirti Roberto? Vedi, cioè non è scappato, no? Cioè è rimasto lì e a costo della vita ha tentato una reazione disperata, però l'ha tentata. Ed è provato, mancano due colpi nel suo caricatore. Però questa è un'altra discrepanza di questo caso, è purtroppo la più piccola e inutile, perché non serve a niente, no? Le discrepanze più grandi sono nell'atteggiamento di chi ha gestito quei giorni terribili. Ecco, allora, ti faccio un esempio banale. Tu prima hai citato la trasmissione di Radio Città Futura che vi manca mezz'ora. Sì. Sì, che spariscono e praticamente poi si sentono il dirigente Radicos di Roma Spinella con Luciano Infelici, il magistrato che aveva fatto sviluppare le foto, dice no, qui non c'è nulla di interessante, però se non c'è nulla di interessante perché sparisce anche questo rullino? E poi ci sono tutte le discrepanze successive, insomma come stavi dicendo tu, ecco. Io ho sempre pensato che Aldo Moro, allora dialetticamente credo che sia stato uno degli uomini più capaci, no? A livello intellettivo e di dialettica, io ho sempre pensato che Moro a questi li ha presi per il naso e se li è portati a spasso dove ha voluto, ed è forse è sicuramente stato questo il motivo della sua morte, penso io.
perché non sono riusciti a decifrare quello che lui cercava di fargli capire, no? E questi... Se posso permettermi, quando alcuni politici definiscono le lettere come non sue, quelle del memoriale, è incredibile. Di quella parte del memoriale che viene ritrovata, come non sue, come un uomo sottoposto a sindrome di Stoccolma, come qualcuno, qualche politico ha detto, e allora disse: Moro non può, rivelare nessun segreto di Stato perché non li conosce. Uno che è stato 4 volte presidente del Consiglio, 5 volte ministro degli esteri, ed eravamo nel periodo della cortina di ferro, insomma, del muro di Berlino, della NATO da una parte e del patto di Varsavia dall'altra, insomma, erano appunto anni importantissimi della guerra fredda, la famosa guerra fredda. Ci viene a dire: no, ma Moro che segreti sa? Non ne sa niente. Ma non... Secondo te, perché è stato ucciso Aldo Moro? Ma Aldo Moro, io me la sono fatta un'idea. Partiamo da un concetto. Aldo Moro era inviso sia a una parte della Democrazia Cristiana un po' tendente alla destra, ma sia anche da quella parte del Partito Comunista che era molto a sinistra, anche perché ancora oggi c'è la Volgata, che quella mattina Moro stesse andando in Parlamento per dare la fiducia a sì, alla... Ricordiamo, per chi non lo sapesse, era uno dei collaboratori storici di... segretario particolare di Aldo Moro. Che è appena mancato, tra l'altro. Ecco, infatti. E la cosa che mi rimane anche strana, appunto, che Moro gli disse: sentivo per radio le dichiarazioni e poi il pomeriggio, alle votazioni di fiducia, mi recherò in Parlamento. Allora lui era onorevole, andrò a Montecitorio, io non ce la faccio per la prima chiama, cioè per la prima serie di voto, andrò alla seconda chiama. Noi ancora ci abbiamo invece chi dice che quella mattina lui avrebbe votato la fiducia di questo compromesso storico, dove io vorrei ricordare che ci sono state forti tensioni anche tra Berlinguer e Moro negli ultimi giorni, perché in quel governo Andreotti non c'era nessun ministro del Partito Comunista, nessun sottosegretario o viceministro del Partito Comunista. Il Partito Comunista gli era stato chiesto di stare all'opposizione e di fare la forma più congrua di astensionismo, astenersi da voto praticamente per dare fiducia. Quindi noi ancora oggi raccontiamo cose che non sono vere. Allora, è stata una bella chiacchierata.
per quanto voglio dire la materia trattata ha poco di bello, no? È stata una bella chiacchierata perché parliamo di storia, questa è storia, che purtroppo non viene fatta come si dovrebbe nelle scuole. Tu sai benissimo, ne abbiamo parlato tante volte, la storia arriva fino al 25 aprile 45, poi chissà perché, per come non vengono trattati gli anni 50, 60, a maggior ragione gli anni 70, che sono anni di piombo, ma anche anni di tecnologia, di grandi eventi sportivi, cioè c'è tanto negli anni 70, non c'è solo gli anni di piombo, io lo confermo con forza nel mio libro. Quindi io mi trovo bene con te, farei un viaggio Milano-Roma andata e ritorno, perché forse non basterebbe neanche con tutte le cose che ci diciamo ogni volta, no? Anche perché abbiamo la stessa veduta, se non sbaglio, assolutamente sì, anzi, permettetemi, cari amici, di salutarvi veramente con affetto e di ringraziare l'amico Roberto Valentino per questa, avermi dato la possibilità di esprimermi in questa diciamo trasmissione, di fare considerazioni che sono sia personali che storiche praticamente, ma soprattutto un più grande ringraziamento a Roberto per quel bellissimo libro che sono Gli Angeli di Viafani, e che ci ridanno non solo per, come ho detto all'inizio della trasmissione, per chi crede e chi ha fede, ci danno una speranza a immaginare che il futuro forse poteva essere cambiato e che oggi saremmo ancora meglio, ma anche la più remota, la più fantastica, la più paradisiaca speranza rimane sempre qualcosa che ti rimane nel cuore e ti dà la voglia di andare avanti. Certo. Grazie a tutti. Grazie a te, perché questo libro nasce grazie alla nostra amicizia. Tu mi dicesti, sei talmente tante cose, dovresti metterle in un libro, e quindi sono io che ringrazio te, felice di averti come amico, e sei la persona che auguro a tutti come amico. Grazie Giovanni, resta in linea che ci salutiamo, ok? Va bene. Ciao, grazie. Signore e signori, buongiorno e buon pomeriggio, buona domenica delle palme questa, e le palme è questo simbolo di pace, di fraternità, di amicizia, di amore, cose di cui abbiamo tanto bisogno in questi giorni. Io vi dirò sinceramente che oggi iniziamo la nostra trasmissione con un pochino di, diciamolo pure, magone interno dopo gli ultimi avvenimenti di questi giorni. Io mi auguro che nel suo piccolo Domenica Inna possa contribuire così a riunire ancora una volta le famiglie, a far sentire intorno a tutti quanti noi quel calore umano, quella bontà che dovrebbe permeare ciascun sentimento in noi. Io dico che i buoni sono tanti al mondo e quindi siamo tutti buoni oggi. Cerchiamo di esserlo per tanto tempo ancora e ricordiamoci che i buoni sono tanti, ma tanti, oltre i cattivi. I cattivi sono molto pochi. Forse se i buoni si mettono insieme, se i buoni sono solidali tra loro, forse i cattivi non troveranno il terreno adatto. E quindi io mi auguro che appunto nel suo piccolo Domenica in oggi possa far trascorrere una domenica serena, piena di pace e tranquillità, soprattutto facendoci sentire tutti quanti uniti. Allora, siamo in linea con Ciro Iozzino, fratello di Raffaele Iozzino, che io da sempre chiamo l'eroe di Viafani, perché fu l'unico che riuscì a tentare una disperata difesa. E ti chiedo, qual è il tuo sentimento oggi, a 43 anni di distanza, verso questa verità che non vuole essere detta, che non vuole essere trovata? E se hai qualche risentimento verso lo Stato, verso qualcuno, verso le BR... Com'è oggi Ciro Iozzino,
verso quella storia. Buongiorno, senti, io ad oggi diciamo non c'è nessun remo contro di loro, né contro lo Stato né contro l'NBR, anzi noi l'abbiamo addirittura perdonati, che siamo cattolici e cattolici praticanti vuol dire che tu o perdoni o devi perdonare, nonostante loro dovrebbero chiedere perdono a noi questi brigatisti. C'erano state dei giorni di politica diversa che volevano cambiare loro l'Italia, quella che era la politica attuale. Non lo so questo, guarda, perché la politica che c'era all'epoca poteva essere una politica giusta, nonostante diciamo, le varie fasi di governi che sono succeduti per varie opinioni diverse tra di loro. Però questi giovani, questi ragazzi che si sono messi contro a quella che era l'istituzione, è sempre un errore, perché tu stai destabilizzando un paese, e quando si destabilizza un paese i danni ce ne sono sicuro da qualche parte. E ci è capitato proprio l'onorevole Mori, presidente, con la sua scorta. E lui è il presidente, è l'unica persona che potrebbe mantenere in piedi questa democrazia che noi a tutt'oggi non la sappiamo ancora né capire né mantenere questa democrazia, perché la democrazia viene intesa per libertà diversa, invece la democrazia è essere trasparenti tra i rapporti umani e capirsi e darsi una mano soprattutto quando c'è difficoltà. E diciamo la politica è costruire la nazione, costruire quello che è diciamo al momento l'occorrenza che richiede un paese come il nostro, che è venuto da una guerra, dopo il dopoguerra c'è stata questa ricostruzione, però diciamo ci sono ancora tante cose da mettere a punto. Perciò destabilizzare un paese in quel modo lì, come la vede, questa è la mia opinione, è sbagliatissimo. Certo. Comunque, ripeto, per me a noi l'abbiamo addirittura perdonata, anzi qualcuno dei miei della famiglia è andato addirittura con loro a conoscerli, qualcuno di loro. Io non sono andato perché non ho voluto, perché forse è un carattere. Al momento, quando andò mio fratello, non era ancora pronto mentalmente a fare questo tipo di incontro e non ho voluto. Però ti ripeto, l'abbiamo perdonati, abbiamo dato loro quelle che erano le loro richieste, nonostante noi aspettiamo sempre il loro perdono nei nostri confronti. Di questi cinque ragazzi, li chiamo sempre ragazze perché a 40 anni, pure a 50 anni non sono persona anziana, sono sicuro. Certo. Che hanno dato la vita per il paese, per la democrazia di questo paese bellissimo, che tutt'oggi non viene capito ancora questa cosa. Questo ci tengo a dire perfettamente, perché oggi pure la società è ancora spantata, perché non vogliono troppo, c'hanno tanto e non riesco a capire dove si può arrivare con queste cose. Senti Ciro, volevo farti una domanda che riguarda Raffaele. Ecco, alza ancora un po' il telefonino, che sei sempre a mezza fronte. Alza, oh, perfetto. Qual è il tuo ricordo più bello legato a Raffaele? Il ricordo più bello è quando stavamo assieme a casa, sia quando era prima che partisse per questo suo lavoro, ecco, su questo suo lavoro che gli piaceva tantissimo, e quando arrivava a casa tutte le settimane o mensilmente, quando riusciva a venire. Ed era una gioia immensa, perché ti portava novità, ti portava quella allegria, perché lui era sempre una persona disponibile, allegra, era sempre una persona bellissima, guarda. Io mi ricordo quando ero piccolo, ti ripeto, forse l'ho detto un'altra volta pure, mi portava presso a lui per fare al teatro, a feste che lui gli piaceva, che era una persona disponibilissima. E credo che
ragazzi come lui e come i suoi colleghi che erano uguali, sicuramente, perché da quando con loro virano se ne trovano poco, però ci sono ancora. I giovani di oggi sicuramente non gli manca questa forza di agire con sentimenti aperti e gentili, ecco, chiamiamole gentili proprio così. Certo, senti, io so che a casa conservi gelosamente ancora la sua macchina. Certo. Ce ne vuoi parlare? Ce l'ho qua vicino, sì. Più che un valore storico, è un ricordo affettivo, perché non si può cancellare un sacrificio che ha fatto mio fratello tanti anni fa. C'è un ricordo affettivo che non possiamo cancellare. Assolutamente. Certo, è una Mini Cooper, giusto? Mini Cooper. Che era proprio la più costosa della gamma Mini, la Cooper. E perché nel 1003, diciamo, all'epoca si arrivava a 1000, 1000 qualcosa, però 1003 poi era una macchina già diversa. E lui giustamente diceva, venga da Roma, come con una macchinetta piccola, come riesce a fare? Perché all'epoca era vestita, non sono come oggi, erano più intasate, allora ci voleva una macchina più robusta come motore. E senti, Ciro aveva una, scusa, Raffaele aveva una compagna, una fidanzata? Sì, delle compagne pure a Roma l'ha avuta qui, ma cose così momentanee, cose non definitive, diciamo, ecco, erano i primi approcci, diciamo, perché all'epoca loro, mi pare, nelle forze di polizia si potevano sposare, ma a 28 anni, un'età un po' più alta, più avanzata, e loro non è che ci pensava tanto, trovava qualche ragazza, cercava di capire, poi finiva lì, non lo so. Certo, Ciro, ma voi come avete vissuto i 55 giorni della prigionia del presidente Moro? Pensiero fisso che un giorno Moro l'avrebbero liberato, nonostante mio fratello ci aveva messo la vita, diciamo, aveva dato la vita, perché una persona brava come Moro e capace di cambiare le sorti di un paese serviva. Perciò io ho sempre sperato fino all'ultimo giorno che poteva essere una pagina diversa da quello che si è conclusa al 12° giorno. Come hai saputo che era stato ucciso Moro? L'abbiamo visto per la TV negli ultimi giorni, dalle immagini per televisione. E qual è stata la reazione della famiglia Iozzino a questa ennesima disgrazia? Infatti Eleonora Moro, la signora Moro, la moglie del presidente, disse quella mattina in via Fani: mio marito avrebbe voluto essere al posto di questi ragazzi. Ed è risaputo che Moro ci teneva alla vita dei suoi angeli, diciamo. E infatti l'auto blindata lui la voleva non per la sua incolumità, ma più per l'incolumità dei suoi uomini. E questo denota la grande sensibilità di Aldo Moro e quanto lui volesse bene ai suoi uomini, soprattutto a Leonardi e Ricci, che erano ormai da tantissimi anni con lui. Ciro finì nella scorta di Moro proprio per la sua bravura, perché lui veniva dal corso di... Strage di quel tipo lì, perché
perché ci voleva un'altra persona, perché su 5-6 di loro ci vuole almeno il doppio delle persone che dicono loro. Allora c'è qualcosa sotto che non torna sicuramente. Guarda, io su una cosa mi sono sempre arrabbiato quando ho sento dire ma la scorta non era preparata. No, non è quello il punto, è che quando tu vieni colto di sorpresa, perché quella è stata un'imboscata, no? E la sorpresa è già metà dell'opera. In quel caso lì potevano essere anche 10 Rambo, avrebbero fatto quella fine. E tuo fratello, io dico, è un eroe, perché quella granuola di colpi è riuscito a saltare giù dalla macchina, benché ferito, a rispondere al fuoco. E se avesse avuto il mitra in mano, ne avrebbe lasciato qualcuno anche sull'asfalto, ne sono convinto. Certo. Era molto, in quel momento è stato molto determinato, e sempre perché lui ci teneva alla vita dell'onore del presidente. Allora la volevano difendere pure con i denti, che riusciva quella cosa. Purtroppo è rimasto solo ad agire, perché il tempo era pochissimo. Certo. Nella frazione di minuti c'è stato tutto, è successo. Perciò io aspetto sempre che questi mandanti, questi personaggi e gli altri che hanno contribuito a questa strage un giorno si facciano vivi e ci chiedano perdono pure loro, perché non si può vivere per 43 anni senza avere una verità su questa strage che ha tolto 25 ragazzi, 5 leoni, i prossimi 5 leoni, 5 per 5 angeli che lavoravano come tutti quanti noi fino ad oggi. Però sai, Ciro, ce lo siamo detti anche. Forse, voglio dire, anche una missione soprattutto, perché loro custodivano una persona che contava, che era una persona brava, che il presidente Moro era una persona bravissima e intelligente soprattutto, molto intelligente. Sì, assolutamente d'accordo. Però vedi, ce lo siamo detti stamattina, Ciro, al telefono, e in Italia stiamo ancora aspettando di capire. Gli esecutori furono catturati, di Giacomo Matteotti, ma il mandante non è mai stato, sì, Mussolini, però si dice Mussolini, il re, chi dei due? Cioè sono passati 100 anni, e nel 2024 sono 100 anni, ancora dobbiamo scoprire la verità. Vuoi dire che ci vorranno ancora 60 anni per il caso Moro? Speriamo di no. Io spero di no, perché i tempi sono cambiati, diciamo, la politica è cambiata, poi essendo una repubblica democratica, diciamo, le verità dovrebbero venire a galla prima, però chi ce l'ha questa verità o se l'ha portata appresso, questa è la mia concentrazione, o faremo la stessa fine del delitto Matteotti, la stessa cosa, cioè non ci sono altre strade. Purtroppo sì. Ciro, io non so come ringraziarti, parlare con te ogni volta è stupendo, perché è come se ti conoscessi da sempre. Poi tuo fratello è nel mio cuore, lo sono tutti e cinque loro, però lui quel gesto di saltare giù dalla macchina e tentare l'intentabile lo colloca in un posto leggermente diverso rispetto agli altri quattro, però gli altri quattro poverini, va detto, probabilmente non se ne sono neanche accorti. Perché sono rimasta alla sprovvista al momento, perché il tempo è stato brevissimo, cioè in un battere d'occhio si sono visti addosso 3-4 di loro che sparavano all'impazzata, e loro non hanno neanche il tempo di capire che stava succedendo. Guarda, erano momenti già considerati momenti difficili, che c'erano delle problematiche, nonostante loro erano in allerta, però non si aspettavano quel momento lì, no. Proprio. Io credo che tuo fratello, e forse questo lo mette vicino tuo fratello Domenico Ricci, perché se è vero quello che hanno detto loro, che ha tentato una disperata manovra per uscire,
E beh, è allora eroe anche lui, lo sono tutti, ma lui e Raffaele in particolar modo, perché si sono resi conto e ciò nonostante hanno tentato fino all'ultimo anelito di vita una... Sicuramente, perché c'è la testimonianza dell'edicolante che era lì in via Fani, che disse che l'alfetta, quando sono cominciati gli spari, va a strattoni e va a sbattere contro la 130. Non è vero questo, assolutamente, non ha mai avuto né la 130 né l'alfetta che si sono toccati, assolutamente. Però dice che va... Allora, mettiamo che non sia vero che la tampona, però se va a strattoni vuol dire che Rivera viene colpito quasi subito, molla la frizione e la macchina va a strattoni, sai come quando molli la frizione di colpo, quindi Rivera sicuramente non se n'è accorto minimamente, guarda. Perché la macchina era stata abbandonata, perché il conducente non rispondeva più a esatto. La situazione. E Zizi, poverino, penso Leonardi e Zizi subito appresso, perché benché abbiano fatto come si dice, le varie indagini, però non hanno mai voluto dire se dal lato destro c'era qualcuno o no. C'era per forza qualcuno dal lato destro, perché se no... Questa è stata la mia considerazione. Io voglio sempre domani sapere la verità. Certo. Io credo, o ce n'era altri, credo che non potevano fare un'azione del genere con le armi inceppate al momento, che non riuscire neanche a sparare. Sì, infatti c'è stata qualche altra situazione. Io aspetto qualcun giorno la magistratura che per essa me lo deve dire. Infatti c'è uno degli sparatori che ha sparato più colpi degli altri, secondo me è proprio la persona che con le BR non c'entra niente, deve essere un perlomeno un paramilitare, qualcuno che sapeva usare le armi e bene, perché ha sparato più colpi degli altri. Poi, come hai detto tu, gli si inceppavano le armi in quella mattina ai brigatisti. Quindi. Perciò c'era una riserva, chiamiamola una riserva, che ha provveduto al momento opportuno di agire e completare l'opera. Ma questi qua chi sono? Io non lo so. Però un giorno qualcuno mi deve dire queste persone chi erano e perché hanno fatto questo, soprattutto. Sicuramente un mercenario, sicuramente. Sicuramente un mercenario. E poi c'è un'altra cosa, è l'ultimo punto questo, la famosa moto Honda, c'è, non c'è. E Bruno Vespa, quella mattina, quella maledetta mattina, nell'edizione straordinaria, dice subito che oltre ai terroristi è transitata in via Fani una moto di grossa cilindrata, probabilmente una moto Honda. Quindi è stato detto dal primo minuto questa cosa, è stata detta dal primo minuto, quindi qualcosa c'era in via Fani. Questa è un'altra considerazione che ho fatto, ci sono alcune notizie frammentari che parlano di due agenti, però non lo so, è una mia considerazione, però non si sa con certezza questi personaggi chi erano, un mercenario o altro, e non si riesce ad appurare effettivamente, o qualcuno sta nascondendo qualcosa. Comunque io, le mie considerazioni sono queste. Voglio sapere la verità di questi personaggi, chi erano, perché solo le Brigate Rosse non credo che potevano fare un'azione del genere. Cos'era una mercenaria, altro? La magistratura, chi venisse domani, dovrà dire effettivamente sì, abbiamo capito questa situazione. Tizio Caio, lo aspetto sempre. Dicono che il tempo è un gran dottore. Concludo dicendo: speriamo che ci faccia passare presto questo mal di testa. Allora, allora Ciro, io ti ringrazio, ti abbraccio e ti chiedo oggi di portare un fiorellino per conto mio a tuo fratello Raffaele, che è nel cuore non solo mio, ma di tutti gli italiani, onesti, seri, laboriosi e con un cuore in petto.
come l'avete avuto voi, noi gente del sud, perché io papà Bonanima era di Caserta, so bene, so bene il cuore che si può avere in quella terra, è grande, così grande da mettere la vita nelle mani di Dio per provare a salvare quella di chi vuoi bene, insomma, mi commuovo, non riesco a trovare altre parole, Ciro. Ti mando un grande abbraccio, grazie. Grazie. E stai... un abbraccio. Grazie, stai in linea che ci salutiamo, resta in linea. Interrompiamo le trasmissioni per dare una notizia drammatica. Poco fa in Via Fani sarebbe stato rapito il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. La sua scorta sarebbe stata annientata. Gli uomini da scorta, ricordiamo, sono 5. Le prime notizie purtroppo danno per morti tutti e 5 gli uomini della scorta. Dedicato Domenico Ricci, che ha tentato disperatamente di uscire dalla morsa mortale con la sua Fiat 130 per portare in salvo il presidente Aldo Moro. A Oreste Leonardi, che capendo la situazione ha tentato di far da scudo con il suo corpo pur di proteggere il presidente. A Francesco Zizzi, che quella mattina doveva essere in ufficio e non in Via Fani. A Giulio Rivera, che non ha avuto il tempo di capire cosa stesse accadendo. A Raffaele Iozzino, che arma in pugno, benché ferito, scendeva dall'alfetta per affrontare i brigatisti in una impari lotta, morendo come i suoi compagni da eroe. Al presidente Aldo Moro, che raggiungerà i suoi 5 angeli dopo un'atroce prigionia. Noi non vi dimenticheremo mai. Sarete sempre nei nostri cuori, nei nostri cuori.